Prima c'era un fagottino, se aspettavi un momentino, poi nasceva un palloncino che dormiva un pochettino. Poi la zia con l'orecchino, poi la mamma e il grembiulino. Poi la scuola e la maestra, nuoto, calcio e la palestra. Sì, dai, teniamo così, è accordato. Va bene, tu non metterci le mani, eh? Non metterci le mani che poi si scorda. Sveglia dai, che è già mattina. Si può dire che quando abbiamo immaginato la storia del palloncino c'era una cosa molto particolare, che il palloncino, che è anche un po' un bambino, vuol sempre volare via, e i palloncini effettivamente volano. Quindi c'era questa cosa proprio molto legata. E allora abbiamo detto, ma perché per far immaginare tutte le cose non usiamo solo dei palloncini, e provare a far sì che fossero tutti gli altri personaggi. Io raccontavo la storia, Laura li faceva apparire da dietro queste tende grigie che ci sono all'inizio, un po' come da una baracca di burattini, e questo è stato, diciamo, l'idea che ha tenuto insieme lo spettacolo, cioè un'unica cosa, i palloncini, che diventano tante cose, che fanno immaginare tante cose. Così lo spettacolo non sta solo sul palco, ma sta anche un po' nella testa di chi guarda, perché deve immaginarsi quell'altra parte che sul palco viene solo suggerita. Ma naturalmente io sono in scena e racconto, faccio lo spettacolo. Quello che succede dietro le tende, dove c'è Laura, i palloncini che appaiono, come faccia a trovare tutte le cose, io non le so, non lo so. Io, quindi forse è meglio chiederlo a Laura. Laura, dillo tu, dai, salta fuori dalle tende. Silvano, ma... è che io non sono abituata a parlare, perché io sto dietro. Sto dietro che aiuto Silvano e gli passo le cose, ma adesso vi spiego come dietro. Dietro praticamente è una scatolina piccola, una piccola scatola dove io mi muovo e cerco di ascoltare lui, perché io non vedo niente, ho le tende davanti, e cerco di ascoltare quando è il momento giusto di fare quel rumore, di passare una cosa. E quindi devo cercare di camminare, non inciamparmi, che è cosa che alle volte succede, e poi non uso gli occhi, perché sì, non li uso gli occhi, però uso tanto le orecchie per ascoltare Silvano come sta dicendo una cosa, con quali tempi la dice. Ascolto per arrivare al momento giusto, perché se no, se lui dice una cosa, io arrivo magari con un palloncino, con un rumore, dopo troppo, lui poverino in scena deve stare fermo lì, aspettare me. Per non far vedere quando tiro su le mani, uso i guanti. Come? Più o meno faccio così. Un guanto, così posso passare gli oggetti e non essere vista. Perché il fondo è nero. E cosa succede se il fondo è nero e io mi metto i guanti neri? Che le mie mani spariscono. L'altra cosa che è che non sempre chi guarda lo spettacolo capisce è che lo spettacolo è senza rete. Il palloncino può davvero volare via dalle mie mani. Quella cosa lì è un po', fatte le debite proporzioni, detto seriamente, è un po' come quando il trapezista si butta e se ce la fa si aggancia, se non ce la fa casca per terra. Qui non muore nessuno, ma è un pericolo. Noi prepariamo sempre un palloncino di riserva dietro, che se per caso scappasse questo qua, io faccio finta che abbia fatto un giro, che rientri in scena, è uguale a quello che c'era prima.
Abbiamo fatto centinaia e centinaia di repliche di questo spettacolo, veramente tantissime, perché lo spettacolo ha 15 anni di vita. E mi è volato via una volta sola. Mi sono girato e per un attimo avevo tutti i fari negli occhi, per cui ho avuto un attimo di accecamento, e quando ho messo la mano l'ho messa davanti al filo e non intorno al filo, e il palloncino è finito. Io l'ho guardato e ho detto: dove stai andando? E piano piano Laura mi ha passato l'altro e abbiamo fatto finta che avesse fatto il giro del teatro e fosse tornato.